ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Wes, come al solito. Benvenuti, ben ritornati qui. Attenzione, il giretto su FIFA 23 Mobile, signori. Manca davvero poco che incominceremo a cambiare il nome e diventerà FC Mobile 24, ragazzi. Non so se preferire FIFA Mobile o FC Mobile, fatemi sapere cosa ne pensate. Detto ciò, ragazzi, siamo qui oggi per andare a fare un super mega upgrade per la squadra, salendo addirittura di gen al 100%, con dei nuovi giocatori, nuove idee per una futura squadra e tante belle cose. Detto ciò, ragazzi, superiamo i 1000 mi piace come al solito. Lasciate un bel like, tu che stai guardando questo video, lascia un bel like se pensi che questo video possa superare i 1000 like e se lo meriti, perché è bello, e se non è bello lascialo lo stesso, mi raccomando. No, iscrivetevi, attivate la campanellina e ovviamente, come al solito, buona visione. Eccoci qui, signori, bentornati qui sulla schermata del mio computer. Sì, oggi siamo dal computer. Come avevo promesso nello scorso video, dove vi parlavo del reset, che se non l'avete visto andatelo a vedere, lo trovate sul canale, è proprio lo scorso video uscito lunedì. Siamo qui, ragazzi, su FIFA 23 Mobile. Non badate a creditucci e robette varie, poi vedrete cosa sta succedendo, state tranquilli. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché abbiamo da fare tante belle robette. Tantissimi di voi mi hanno chiesto: Ace, chi hai trovato negli ingaggi misteriosi? Nessuno, perché non l'ho ancora aperto. Ovviamente sto registrando questo video subito dopo lo scorso video che è uscito lunedì, ragazzi, perché mancano 7 ore alla fine dell'evento, che poi non è dell'evento, perché ho scoperto l'account di mio fratello che hanno inserito un 115, quindi qui uscirà un 115, che non è affatto male, ragazzi. Peccato che c'è un problemino, è leggermente in ritardo. Spero che non duri sempre 4 su 4 per il 115, ma vedremo un po' più avanti. Infatti vorrei incominciare con l'andare a prendere Park Jin-sang, cin-cin-cin-cin-cin, proprio lui, eccezione, eccolo qua, spettacolo, spompinei, ti spompinei, eccolo qua, proprio lui. Esterno sinistro, Manchester United, proprio lui. Mamma mia, Bruce Lee, ragazzi, proprio lui, dalle arti marziali, che arriva al campetto di calcio. Incredibile. Un like per Bruce Lee, ragazzi. Ora, a parte gli scherzi, detto ciò, io sinceramente quello che a me interesserebbe in questo momento è che sta uscendo quasi a tutti è Theo Hernandez. Quindi magari, e ripeto, magari mi esce Theo Hernandez, perché parlandoci chiaramente gli altri non è che mi servono più di tanto. Anche Pedri, sinceramente non mi dispiacerebbe, proprio se mi deve far uscire un altro Pedri non mi dispiacerebbe. Quindi vediamo, non perdiamoci in chiacchiere. 3, 2, 1. Oh, è che è proprio lui. Mamma mia, mi ero dimenticato. Attenzione, portoghese, signori, proprio lui, Raffaele Leone, che non mi serve a niente. Però bella lì per Raffaele Leone, signori. Come per l'appunto vi avevo detto, signori e signori, questi giocatori non si possono vendere. Infatti ve l'avevo detto sin da subito, ragazzi, tranquilli che tanto non si potranno vendere. No, Ace, si potranno scambiare da qua da là. Sì. Credici. E come per l'appunto possiamo vedere, aia, 0 di 4 per un 115 di overall, che sono, diciamo, pochi. E comunque speriamo che mi esca un bel giocatore quando sarà, e non che mi dai un Bellingham, e non che mi dai, che ne so, un Bellingham, perché poi qualsiasi altro esce a me andrà bene, anche perché credo che non avrò tutta la squadra 115, quindi nice. Non so se vi ricordate, noi siamo saliti da poco, ragazzi, a 139 di gen grazie all'aggiunta di Alex Sandro. Signori, che avrei voluto cambiare quest'oggi aggiungendo Theo Hernandez, ma ovviamente non me l'ha fatto fare. E poi abbiamo messo Eriksen al posto di Xavi, che ho venduto sui 500 milioni, ora costa 300 milioni. Aggiunsi Nedved, aggiunsi Wirtz e aggiunsi ovviamente Zanetti nell'ultimo pack opening, signori, perché mi è uscito lui. Ah, ovviamente ho messo anche Sanchez al posto di Benzema, dato che è decisamente più forte e poi ho finalizzazione al massimo, e quindi lui potevo già portarlo al massimo. Possiamo notare che abbiamo un controllo palla, signori, da portare su, che non è
per niente brutto come coso. Voi direte: Ace, ma porta su forza, dai, che serve avere i potenziamenti in più. No, no, ragazzi, perché Eder Militão oggi, ragazzi, ci saluterà sia lui che sia Eriksen, così facendo arrivando, ragazzuoli, sui 140 di gen. Io lo spero, perché mai dire mai, lo sapete che ogni volta che faccio i video le cose succedono sempre, che non devono succedere. Andiamo nel pass stelle retro, signori, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a sbloccarlo. Il nostro amichetto portoghese, come il sottoscritto, ragazzi, sì, sono portoghese, proprio lui, Pepe, il macellaio del Portogallo, perché il macellaio dell'Italia è Chiellini, ragazzi. Proprio lui, ferma, metti il mi piace, così vi sta dicendo Pepigno, signori, proprio lui, spettacolare, 600 milioni di giocatore che si può anche vendere, ho visto, ma tanto mi serve, quindi tu, amico mio, sei portoghese, sei un difensore, sei un 115, ovviamente vieni nella mia bella squadretta, amichetto mio, come se non ci fosse un domani. Andiamo a prendere tutti quanti i creditucci qua, che non fanno mai schifo, anzi più su e meglio è, ragazzi, capirete magari poi più avanti quando crescerete e avete un bel po' di soldini che più sono e meglio è, signori. Oh my god, wow! Stanno facendo questa cosa qua che si possono vendere solo i giocatori che si prendono dalla striscia dove devi pagare, paga, sgancia, esci soldi, che così ti faccio vendere i giocatori. Maledetti. Andiamo, dove sta il nostro Eder Militão, che ci dà un bel bacetto, proprio lui, spettacolare. Poi abbiamo un Pepe. Uè, amico mio, fermate un secondo, che il bacetto te lo puoi tenere per te. Andiamo a scambiare, anche se bugia, non andiamo a scambiare, perché dobbiamo prima allenare il nostro amichetto Pepe, come se non ci fosse un domani. Eccolo qua, mamma mia, 98.000 punti, oggetto trasferimento, che bello avere tutta la libertà del mondo nel poter cambiare tutti i giocatori, che cosa bella. È così, andiamo a inserirlo al posto di Eder Militão, signori, ed eccolo qua, mamma mia, spettacolare, ragazzi, con marcatura che ovviamente ho già portato al massimo, 185 di marcatura più 32, wow. Se io farei una cosa del genere per rendere abbastanza, no, abbastanza equilibrato il tutto. E adesso è arrivato il momento di andare a fare l'altro bel cambiuccio, ragazzi, sì, ce l'ho già fatta, ho già sbloccato Xabi Alonso, 110 di overall, ed eccolo qua tutto quanto per voi nella sua magnifica bellezza, signori, perché le card del pass stelle, diciamocelo, sono le card più belle del gioco, signori, spettacolari. Poi anche Xabi Alonso l'hanno messo veramente da dio, bello, anche lui un player da 428 milioni di crediti, che ovviamente entrerà a far parte della nostra squadretta, signori. Il nostro Saka, ce la fanno, l'animazione che è sempre bella vedere, quella dei Toti, davvero una delle animazioni più belle di tutte. Tots, scusatemi, non Toti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Anche i Toti erano bellissimi, era un'animazione bellissima. Sinceramente, ovviamente lui non si può vendere perché sta nel reparto di sotto. Raga, ormai hanno fatto sta cosa qua, che ci possiamo fare. Eriksen, scemo, basso di gen, ma il suo dovere l'ha fatto, ragazzoli. Perché questo giocatore mi ha fatto vincere miliardi e miliardi di partite verso attacco, ragazzi. Altro che pizze e fichi. Qui, a parte gli scherzi, davvero tanta roba, un bel chapeau. Io spero con tutto me stesso che facendo questo cambio, signori, io salga a 140 di gen, perché dovrebbe essere così al 100%. Quindi 3, 2, 1, oh, e boom, 140 di gen, il mio obiettivo, ragazzi, per questa stagione. L'abbiamo raggiunto e si gode. Un bel like, signori, per questo super upgrade della Madeleine. Mamma mia, quanto sono contento, ragazzi. Quanto sono contento, signori. Ma sapete qual è la cosa bella? È che io, sinceramente, non mi volevo fermare qua, perché io, devo essere onesto, avrei voluto cambiare anche il nostro amichetto Alexandro, perché parliamoci chiaramente, è la card più brutta della squadra, ragazzi. Voi non lo vedete perché io ho la cam qui, ma se la sposto, guardate, ragazzi, è la
card più brutta della squadra, ragazzi, parliamoci chiaramente. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare, cioè io vorrei cambiarlo, il problema sapete qual è? È che comunque in questo nuovissimo evento Stelle Retro, giustamente, il gioco, ah no, non in questo evento Stelle Retro, scusatemi, nell'evento Trophy Titan, hanno aggiunto il fatto che per l'appunto noi avremo Roberto Carlos free to play, card bellissima, non vedo l'ora di aggiungerlo in squadra, ma ci vorranno 3 settimane, ragazzuoli, perché nella prima settimana c'è questa qui di Dalglish che bisogna giocare, ragazzi, torneo e modalità sfida, lo dico di nuovo in questo video perché tantissimi continuerete a scriverlo, questo qui è il torneo, giocate, e questa qui modalità sfida, sono questi 2 eventi cui dovete giocare, mi raccomando. Stavo dicendo, ci daranno un terzino sinistro e daranno anche un centrocampista centrale, signori, 115 di overall, cioè Lampard, ragazzoli. Quindi fa ridere il fatto che io abbia appena upgradato la squadra a 140 con un 114 cc e ovviamente un difensore 115, ma avrei potuto anche andare ad acquistare un Lam, ragazzi, avrei veramente potuto andare ad acquistare un Lam che è arrivato al prezzo di 500 milioni di crediti, ragazzi, 114 e mettono in squadra, ma pensandoci bene, a che mi serve? Tanto a 141, ora come ora, non posso arrivarci. Ragazzuoli, che dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel like, superiamo i 1000 mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina e mettetela su tutte, così che vi arrivano ogni volta le notifiche di quando io carico un video. Iscrivetevi e fatemi sapere cosa ne pensate della squadra, e che dirvi, noi ci becchiamo venerdì con un nuovissimo video e domani sicuramente con una live sul canale, ragazzuoli, fate i bravi, fate i buoni, ciao ragazzi, ciao! Thank you.